Liberi.tv, Riccardo Cristiano, nona marcia internazionale per la libertà delle minoranze e dei popoli oppressi, organizzata da Società Libera come tutti gli anni, e siamo in compagnia appunto di Vincenzo Lita, presidente di Società Libera, e io direi colui che ha sempre desiderato vedere la libertà non soltanto qui in Italia ma anche all'estero, vedendo l'espressione appunto dei tibetani, degli uiguri, di tutte le minoranze che sono presenti qui oggi. Questo ci fa molto piacere, che quest'anno partecipano più comunità alla nostra manifestazione, perché di fatto l'iniziativa è per loro. Noi di Società Libera battiamo sempre su un chiodo, che occuparsi di libertà significa essenzialmente occuparsi della libertà di tutti, perché in un mondo globalizzato non si scambiano solo risorse umane, danari, finanza e quant'altro, ma si scambia anche la libertà, nel senso che la libertà, le non libertà, la privazione dei diritti umani, la privazione dei diritti civili e sociali nel mondo, prima o poi va ad impattare sulla libertà di tutti. E questo è, come dire, un punto fondamentale dell'azione di Società Libera, anche perché nel paese, in qualche modo, e specialmente in questo paese, occuparsi di libertà significa molto spesso occuparsi della libertà che arriva al Brennero. Ma al di là del Brennero ci sono popoli, minoranze linguistiche, religiose, politiche, etnie e quant'altro, che in qualche modo avrebbero bisogno di più libertà. E allora perché rimanere fermi? Esatto, infatti ci stiamo muovendo proprio in questa bellissima marcia che è molto partecipata, il tempo è stato anche clemente, quindi non piove e le bandiere sventolano alte, e vorrei ricordare anche un libro edito da Rubbettino che avete presentato, che state presentando in tutta Italia, che è appunto Nutrire il pianeta anche di libertà. Lo vogliamo appunto spiegare in questo titolo che la dice lunga? Sì, lo spieghiamo, di fatto l'idea del libro, anche perché ha visto più autori, quindi è un libro scritto a più mani, in qualche modo l'abbiamo voluto subito dopo aver assistito ad un'operazione mediatica, commerciale e io aggiungo anche governativa, che è stato questo grande evento che doveva essere a Milano dell'Expo dello scorso anno, in cui si parlava di nutrire il paese, il pianeta, ma non si è mai parlato di nutrire il pianeta anche di libertà, perché la libertà è propedeutica, evidentemente, al nostro modo di vedere, a tutte quelle altre bisogni, criticità e libertà di cui il pianeta e bisogna, dicevo, che il pianeta, di cui il pianeta ha bisogno. Non si è parlato affatto di questo, allora la nostra idea è dire che mettere al primo punto la difesa della libertà per un gruppo che in qualche modo si rifà ed è molto vicino ad una concezione liberale, non intesa in senso politico italiano, ma come dire, più vicina a una concezione del liberalismo come noi la intendiamo, che pone al centro la persona, pone al centro i suoi bisogni, i suoi diritti naturali e via dicendo, abbiamo voluto, come dire, mettere i puntini sulle i dicendo che prima di parlare di altri bisogni e di altre cose, tutto poi scaturisce dal tasso e dal livello di libertà che abbiamo nel mondo. Perfetto, io voglio ringraziare Vincenzo Lita, presidente di Società Libera, per questa stupenda esperienza che è la nona marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, ricordando che però Società Libera è presente su Facebook, su Twitter, su internet con www.societalibera.org, che si ci può iscrivere a Società Libera, si ci può contribuire economicamente ovviamente mandando un contributo a Società Libera, e che è importante partecipare attivamente alle attività, scusate il gioco di parole, di Società Libera, che non è soltanto presente, come ben possiamo immaginare, in Italia ma è anche presente anche all'estero. Sì, infatti in questo momento mentre marciamo qui a Roma, contemporaneamente stanno marciando degli amici che abbiamo di Società Libera a Parigi, e la stessa marcia con le stesse parole d'ordine la stiamo svolgendo
svolgendo anche a Parigi in questo momento. È chiaro che abbiamo bisogno di amici, abbiamo bisogno di contributi, anche economici, perché no, e via dicendo, e quindi invitiamo a chi in qualche modo vuole partecipare a questo tipo di battaglia ad aderire, a iscriversi a Società Libera, ma anche a partecipare sui social, diventati follower, come dire, di Società Libera, su Twitter, su Facebook, dovunque vi fa piacere. In tutti i modi noi con i vostri indirizzi mail li utilizziamo, informandovi settimanalmente, qualche volta anche più di settimanalmente, su quello che è la nostra visione in questo momento su alcune cose particolari. Ringraziamo ancora Vincenzo Lita, Non a marcia per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze. Questo video lo troverete anche su www.societalibera.org. Grazie a voi.